José Palomino, quanta amarezza. L'avevate lì questa vittoria, portata di mano, anche se è importante aver poi pareggiato. Sì, non siamo molto contenti per la partita che abbiamo fatto oggi, forse il secondo tempo abbiamo creato un po' di più, siamo usciti con un'altra mentalità, però manca una partita ancora a casa nostra, con una Villarreal che è forte, quindi speriamo poter continuare con il lavoro, migliorare, fare quello che possiamo fare meglio, così abbiamo più chance di continuare in questa competizione. Difficile giocare su questo campo, si è rivelato più difficile di quello che pensavate? Sì, è un campo anche con una squadra che non lasciava giocare, come detto prima abbiamo fatto un buon secondo tempo, un po' meglio che il primo, penso che il primo tempo potevamo fare un po' di più, però la partita è andata così, adesso dobbiamo pensare a migliorare, in fare meglio per poter avere più chance di continuare. Duván Zapata, che partita pazza è stata questa contro lo Young Boys? Stavate vincendo, avete rischiato di perderla, poi è finita 3-3. Sì, è stata una partita per momenti aperta. Potevamo magari concluderla sul 2-1 finendo meglio alcune occasioni. Però va bene, dai, il punto è positivo, dobbiamo essere soddisfatto, ovviamente c'è un po' di rammarico perché magari volevamo vincere, però quest'ultima partita a Bergamo con il Villarreal c'è un risultato solo e ce l'andremo a giocare. Ecco appunto, ve la giocherete col Villarreal al Gevi Stadium davanti al vostro pubblico, certo avete solo un risultato, dovete per forza vincere, però ve la giocate. Sì, ce la giochiamo come sempre abbiamo fatto, non è mai stato facile in tutti questi 3 anni che abbiamo fatto la Champions. E niente, penso io che questo gruppo sa tirare fuori delle cose quando siamo sotto pressione, quindi niente, adesso c'è da riposare, in campionato abbiamo delle partite toste e che grazie al campionato siamo qua, quindi niente, dobbiamo essere positivi, ovviamente possiamo sempre migliorare, abbiamo tanto margine, sicuramente andremo a vedere cosa possiamo fare meglio. E niente, come ti ho detto prima, c'è quest'ultima partita a Bergamo con il Villarreal che sarà decisiva. Remo Freuler, pizzico di amarezza per aver sfiorato questa vittoria? Sì, tanto, siamo andati 2 volte in vantaggio e poi non abbiamo chiuso la partita e abbiamo preso 2 gol alla fine in 4 minuti e alla fine dovevamo essere anche contenti di portare a casa un punto. Partita difficile su un campo difficile, non è un alibi, però è stata una partita complicata. Non può essere un alibi, e anche se è più difficile loro sono più abituati, però siamo andati 2 volte in vantaggio e vuol dire che eravamo anche noi in partita, ma poi abbiamo smesso di giocare il primo tempo dopo 20 minuti e il secondo tempo abbiamo preso i gol troppo facili. Remo, ve la giocate al Gevi Stadium l'8 dicembre contro il Villarreal? Sì, siamo ancora dentro, prima della partita lo sapevamo che abbiamo 2 risultati se vinciamo, però non siamo riusciti, adesso con il nostro pubblico speriamo che possiamo spingere per i 3 punti contro il Villarreal.